Sarà un paio di feltri informatico quello che si svolgerà sabato 1 agosto, a partire dalle ore 15. Palio di Feltre Minecraft rappresenta la nuova scelta strategica che virtualmente porterà arcieri e staffettisti, tiratori alla fune e cavalli ad animare il centro storico e Pra del Moro nella sfida tra i quattro quartieri cittadini. A curare l'evento dopo l'incarico ricevuto dall'ente Palio sarà Alessandro De Zordi, tra l'altro ex tamburino di Santo Stefano. E il tutto, più che un'idea, nasce da un'esigenza, cioè dal fatto di creare una sfida tra i quartieri alla quale siamo abituati ormai da decenni e non vogliamo rinunciarci. Non possiamo farla in maniera tradizionale per i noti eventi sanitari. Abbiamo studiato un modo per crearla in qualche modo in maniera virtuale. Cosa vogliamo fare? Su uno dei giochi di maggior diffusione a livello mondiale, ovvero Minecraft, stiamo costruendo il centro storico, il nucleo storico della città di Feltre, all'interno del quale in maniera virtuale appunto faremo sfidare i quattro quartieri. Si tratterà di una sorta di caccia al tesoro della quale non stiamo dando troppe informazioni nemmeno ai quartieri stessi, proprio per tenerli un po' in tensione, per non svelare troppo le nostre carte, ed è soprattutto secondo noi la possibilità di far conoscere Feltre attraverso un canale totalmente nuovo che mai abbiamo utilizzato finora. Alla fine della sfida tra i quartieri, la mappa di gioco sarà resa pubblica e scaricabile da chiunque voglia giocare con il Minecraft, rendendo di fatto possibile da qualsiasi computer al mondo una passeggiata nel centro storico di Feltre. Il Palio di Feltre Minecraft fa parte di un progetto su ampia scala, un modo innovativo per far conoscere la città. Si prevede infatti nei prossimi mesi di integrare il centro storico virtuale con altri luoghi caratteristici, così da rendere più ricca l'esperienza di coloro che lo vorranno provare.